Grazie, non vedo che pizza. Ma che ci dovrei fare io? La devi magnà perché è meglio da sbobba ci rovinano qua dentro. Buona? No, sta di legno. Però è lei che è buono. C'è sta cosa di te che mi fa incazzare. Che? Che mi fa ridere. E che è? È pizza. Grazie, Daniele. Sì, lo vedo che è pizza, ma ti pare che mi mangio questa roba? Beh, è meglio da merda che ce l'hanno qua dentro, no? Buona, eh? Come no, sta di legno. Però il legno è buono. C'è sta cosa di te che mi fa incazzare. Che mi fa ridere. E poi ci chiamo all'ospedale. E noi ci andiamo all'ospedale, infatti entravamo. Però nonno comincia a parlare come un pazzo. E infatti se lo portano via. Se lo portano via. Arriva l'infermiere e mi fa, ma di chi sei? Di che squadra sei? A me mi interessa. Io voglio stare con nonno, infatti lo vado a cercare. La sera poi ci chiama all'ospedale. E infatti ci andiamo, eh. Nonno entra subito, ma arrivano due infermieri e se lo portano via. Lui comincia a urlare come un pazzo. Da me mi viene l'infermiere e mi fa, ma tu come ti chiami? E che squadra porti? A me che mi interessa? Io voglio andare da nonno, eh? Infatti scappo o vado a cercare. Che fai, Daniele? Mi giudichi? Eh? Ma che sei per giudicarmi? Che ne sai del perché io sono finito qua dentro? Ma un maledetto te, che hai detto che mi dà una importanza, ma certo che sei poi proprio ingenuo, eh? L'hai visto mio padre o no? Se portavo uno a casa, come minimo mi faceva rinchiudere a Gaeta. La verità, signori, è che un brutto giorno mia madre mi ha beccato che mi provavo i suoi vestiti. E si è sentita male per questo. E ha detto a mio padre che l'avevo aggredita. Lui ha chiamato la polizia e gli ha detto che gli avevo fatto male. E vai a dire la verità al generale. Che fai, Daniele? Mi giudichi? Chi sei te per giudicarmi? Che ne sai del motivo per cui io sono finito qua dentro? L'hai detto tu che hai portato a casa il Ah, certo che credi proprio a tutto, eh. Ma l'hai visto mio padre? Se gli portavo uno a casa, come minimo, mi faceva rinchiudere a Gaeta. È questa la verità, Daniele. La verità, signori, è che un brutto giorno mia madre mi ha beccato che mi provavo i suoi vestiti e mi ha detto che mi dovevo vergognare. Io sono sbottata. Gli ho detto che mi vergognavo, sì, ma di lei. Devo aver esagerato, però. Perché mia madre, poverina, si è sentita male. Ma mio padre ha detto alle guardie che l'avevo aggredita. Va là a contraddire il generale. Questi non sono cazzi tuoi, i cazzi tuoi sono che nessuno deve sapere che io sto qua. Io ho una carriera, ok? Io lavoro, sono una celebrità. Questi non sono cazzi tuoi. I cazzi tuoi sono che nessuno fuori deve sapere che io sto qui dentro. Perché io ho una reputazione, ho una carriera.